Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un vlog dedicato ai Sanremo preferiti. Il festival di Sanremo di oggi è stato richiesto in primis da Stefano, che lo ringrazio tantissimo. È un Sanremo che avrei potuto anche ricordare per la data, ma che in realtà l'ho dovuto riascoltare quasi tutto, nonostante che ci siano delle canzoni che conosciamo anche oggi. E quindi bentornati. Oggi il Sanremo Preferiti è un festival di Sanremo che apre un nuovo decennio, che sarà un decennio molto fortunato per il Festival di Sanremo, e sto parlando quello degli anni 80. Questo è il primo Sanremo degli anni 80 e quindi quello del 1980. Riascoltiamo solo noi, Toto Cutugno! Il 30° Festival di Sanremo, quello del 1980, era al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 al 9 febbraio dell'80 e fu presentato da Claudio Cecchetto, ma non era solo, era affiancato da Roberto Benigni e da Olimpia Carlisi. L'organizzazione fu affidata a Gianni Ravera e alla sua Publispay. Allora, il Festival di Sanremo del 1980 è un Festival di Sanremo che rialza leggermente la china rispetto agli anni d'ombra in cui era caduto, perché la Rai decide di reinvestire sul Festival di Sanremo e fare un po' più di pubblicità. La farà un po' così così, a dir la verità, perché le serate saranno tre: giovedì, venerdì e sabato. Solo la finale andrà in onda in maniera integrale e in diretta sulla Rai, perché le altre due invece saranno destinate ad un serale molto tardo, nel senso che vanno in seconda serata le altre due, registrate oltretutto, in special. Perciò dureranno circa 30 minuti questi special dedicati alla prima serata di giovedì e alla seconda serata di venerdì. Saranno special di mezz'ora che andranno in onda orientativamente alle 10 e mezzo di sera, alle 11, cioè non sapevano che mettere e misero Sanremo in pratica, ecco. La finale invece sarà in diretta e la vedranno in maniera integrale tutti, o abbastanza tutti, insomma. Allora, questo Festival di Sanremo vedrà anche dei debutti importanti che poi appunto vi citerò, e praticamente non avrà l'orchestra, sarà il Sanremo senza orchestra. Decideranno di andare in base, i gruppi fra l'altro canteranno dal vivo, perché tutti i cantanti cantano dal vivo, ma i gruppi suoneranno con la loro composizione in playback. Suoneranno per finta i gruppi e solo la voce sarà dal vivo. Allora, questo Festival di Sanremo avrà anche un piccolo picco d'audience. Non si sta parlando di grandi numeri, perché siamo sempre in questi Sanremo che ancora hanno necessità di ripartire, eh? Vogliamo essere veramente molto sinceri su questo. Ma comunque ci saranno delle cose particolari. Innanzitutto la presenza di Benigni, che farà scalpore perché nei suoi monologhi, insomma, da buon toscanaccio, chiamerà, per dire, il Papa, voi filaccione. E il presidente del consiglio di allora, che era Cossiga, lo chiamerà il Cossigaccio. Ma non sarà questo quello che farà più scalpore, sarà semmai il bacio di 30 secondi che lui darà a un certo punto di Sanremo, sul palco, alla Olimpia Carlisi, che all'epoca era anche la sua compagna. Perciò lui si fa prendere dall'entusiasmo e la bacerà per 30 secondi, e questo farà veramente scalpore, quasi come il bacio di Fedez con Rose Chemical, quasi uguale. Effettivamente. Ci saranno anche artisti stranieri che però canteranno in italiano gran parte del pezzo, e poi vi dirò appunto chi sono. Ci saranno anche delle canzoni che invece verranno censurate, in particolar modo la canzone di Francesco Magni, cioè Voglio l'erba voglio, che a un certo punto dice così:
chi si tira una pera solamente al dì di festa e diventerà chi fa il gallo solamente il dì di festa, perché appunto c'era un invito quasi a fare uso di droga. Allora, in questo Sanremo si parla tanto dell'argomento droga, veramente tantissimo. Ci sono anche tante canzoni di contestazione. I gruppi sono tanti, ma sono svuotati completamente di contenuti. Sono tutti gruppi che non hanno un grande senso, che fanno il verso a gruppi molto più famosi degli anni 70, tipo i Collage, ad esempio, gli Homo Sapiens. Sono tutti gruppi che non hanno una grande personalità. Le canzoni d'amore sono con testi banalissimi, proprio senza un grande impegno, rima, cuore, amore, che emozione questo amore, questo cielo di stelle che ti tocca la pelle. Ecco, queste cose qui che non vogliono dire niente, ne sono piene zeppe queste canzoni di questa edizione del Festival di Sanremo. Un Sanremo che non ha veramente dei grandi arrangiamenti, sono un po' bruttini gli arrangiamenti di questo Festival di Sanremo, ma la colpa non è di questo Festival di Sanremo, era l'epoca che insomma si utilizzavano chitarrine, campionate, era proprio brutto tutto il suono delle canzoni, molto molto brutto. I cantanti saranno 30, 20 finalisti, 10 saranno eliminati. Allora, questo Sanremo ha un cantato antico, nel senso, mi sono reso conto ascoltando che il cantato era davvero vecchio, nel senso molto datato il modo di cantare. Si era ancora in una fase di transizione, quindi ci saranno canzoni tipicamente anni 70, ma proprio pieno anni 70, con tanto di coretti, di quelle cose anni 70, classiche, anche come arrangiamenti. O altrimenti si va direttamente a pezzi quasi rock, ma non esageriamo con rock, rock and roll, rock. Un po' punk, se proprio si vuole usare, ma non neanche punk, poi posso spiegarvelo. Insomma, i primi esempi di musica anni 80, un po' elettronica, ecco, ci sono questi esempi iniziali in questo Sanremo, che è in transizione proprio pienamente tra gli anni 70, quelli proprio più sdolcinati, agli anni 80 che invece vogliono scatenarsi e vogliono ribellarsi a questa neomelodica molto romantica. Il podio di questo Festival di Sanremo sarà il seguente: a vincere Toto Cotugno con Solo Noi. Mi diceva, io sto bene con te. Al secondo posto Enzo Malepasso con Ti voglio bene. E al terzo posto, Su di noi, di Pupo. Ron e Francesco De Gregori regalano una canzone a Gianni Morandi che si chiama Mario, una canzone che non si addice assolutamente a Gianni Morandi, però lui la utilizzò perché aveva necessità di tornare a fare la musica importante, la musica da interprete dopo un periodo abbastanza difficile in cui poi si era ritrovata a cantare molto spesso canzoni per bambini, dopo che la sua musica personale era andata sempre molto molto male, aveva pagato veramente dazio il passaggio tra gli anni 60 e gli anni 80, ha avuto gli anni 70 Gianni Morandi difficilissimi come gran parte degli interpreti dell'epoca, appunto degli anni 60. Questa canzone non dà giustizia a Gianni Morandi perché proprio non è adatta al suo cantato. Io non lo so, amore, io non lo so. Questo Sanremo ci sarà anche Sally Oldfield, la stessa che poi canterà a distanza di pochi anni la famosissima Moonlight Shadow con il fratello, però qui arriva da solista la Sally Oldfield e canterà una canzone scritta da autori italiani
che fra l'altro sono importantissimi, cioè Salerno e Maurizio Fabrizio. La canzone si chiama I Sing For You. Allora, il pezzo ha solamente il titolo in inglese, il resto è cantato in italiano. È abbastanza piatto, leggermente country, però io dico sempre leggermente perché tutte le canzoni di questo Sanremo non hanno proprio un genere marcato, hanno proprio molte influenze. Si vede che siamo di un passaggio, ecco, siamo a un passaggio tra un decennio e un altro. Ci sono tante influenze, innesti stranissimi, e non c'è proprio un genere marcatamente puro. Ecco, diciamo che c'è molta fusion, diciamo così, via. Sono anche molti i pezzi di contestazione, veramente agli anni 70 maniera. È il caso del pezzo di Stefano Rossa, ad esempio, che canterà una canzone che si chiama L'Italiano. Canzone dimenticatissima, molto anni 70, dove appunto si fa della contestazione, molto interessante però. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Ci sono dieci verso all'italiano. L'arrivo di Leroy Gomez a Sanremo con autori italiani, perché gli autori saranno Minellono e si sente, e Brioschi, per questo artista straniero scriveranno una canzone che lui canterà in italiano, che si intitola Tu mi manchi dentro. Allora, la canzone è davvero fatta bene. È molto orecchiabile, molto carina, su stile, come posso dire, alla Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri, veramente, ma non proprio così tanto canzone popolare, però ha un riff di ritornello che davvero entra bene. Era fatta bene questa canzone, a me è piaciuta molto. Un certo Paolo Riviera canterà una canzone che si intitola Cavallo Bianco ed è uno dei primi esempi di musica anni 80, arrangiata con tastierine elettroniche, con questi suoni che poi diventeranno i principali della musica anni 80. Questo era uno dei primi esempi di questo nuovo modo di comporre e arrangiare la musica italiana. Veramente molto molto carina, e fra l'altro lo rilancerà tanto la canzone di Bobby Solo che si chiama Gelosia, canzone che farà grandissimo successo, diventerà una delle più vendute di questo festival di Sanremo nonostante non arrivi al podio. Considerate che in questo Sanremo saranno premiate solo le prime tre canzoni e poi le altre saranno ritenute tutte finaliste, ma esiste una classifica in realtà, e poi vi dirò anche chi arriverà ultimo a questo Sanremo, è un nome molto noto della musica italiana. Contessa, arrivano i Decibel, loro sono molto innovativi, molto moderni. La musica anni 80 inizia proprio con loro praticamente. Portano un punk, non è proprio punk, ma insomma ha le caratteristiche, diciamo anche negli arrangiamenti, per essere una canzone, diciamo che può diventare uno dei primi esempi punk della musica italiana, ma non in maniera eccessiva. La canzone si dice, io non so se è vero, ma si vocifera che in realtà, siccome il gruppo aveva avuto un contenzioso parecchio pesante su diritti d'autore, cose varie, verso Renato Zero, si dice che Contessa era dedicata proprio a Renato Zero. Se così fosse il testo, perché l'ho ascoltato tutto, insomma, è abbastanza, se fosse vero che è dedicata a Renato Zero, la canzone, insomma, racconterebbe un gruppo di Decibel che è andata a letto con Renato Zero. Voglio l'erba voglio, canzone che è stata censurata, ha dovuto cambiare l'artista in questione una frase del ritornello perché inneggiava all'uso della droga. E beh, d'altra parte con un titolo così, canzone di Francesco Magni. Anche in questo caso è una canzone di contestazione, come vi ho detto ce ne sono diverse, molto particolare, un po' una filastrocca provocatoria. Molto classica sarà la canzone di Aldo Donati, Canterò, canterò, canterò. Una canzone proprio classica, molto melodica, un melodico di fine anni 70. Gli arrangiamenti anche vanno dietro a questo genere melodico, non aggiunge niente di particolare se non quella di ricordarci
in maniera molto pronunciata la grande musica italiana del decennio appena trascorso. Anche il pezzo di Giorgio Zito con i Diesel è un pezzo da contestazione, è un pezzo un po' rock and roll, ma che molto contesta, un grande uso di chitarre elettriche. Giorgio Zito, come ricorderete, è il terzo fratello bennato. In questo caso si era cambiato nome, come ricorderete, perché voleva fare una carriera indipendente e non voleva essere influenzato dal nome importante dei fratelli. Arriverà a Sanremo per cantare una canzone che si intitola Ma vai vai. Va pensiero è, non è un pezzo d'opera, è la canzone di Linda Lee, che se non sbaglio credo di essere nel giusto, però potrei anche sbagliare, però se non mi confondo tanto, mi pare che lei faceva parte di Santa Cruz Ensemble, no? E debutta poi da solista con questa canzone, fra l'altro che ha una firma importantissima di Caruso, proprio una canzone che doveva essere chissà come, e che poi in realtà l'ascolti e non capisci quale direzione voglia prendere, cioè cosa voleva fare Linda Lee, cosa avrebbe voluto fare con un pezzo così, te lo chiedi ancora oggi. La canzone veramente è molto anni 70, molto corale, e davvero non si capisce del perché. Ci sono poi due pezzi un po' rock and roll che appunto partecipano a questo Sanremo e saranno finalisti. Uno è di Bruno D'Andrea, che si chiama Mara, mentre l'altro sarà di Leano Morelli, fantastico Leano Morelli, che però in questo caso l'ho trovato un po' alla fine, quasi alla frutta, nel senso non è il solito Leano Morelli, quello degli anni 70, che componeva in maniera molto più bella secondo me. Qui siamo proprio all'esaurimento di un certo percorso. La canzone era Musica Regina. Il cantante Orlando Johnson, di cui non conosciamo praticamente niente, anche lui cantante straniero, che canterà in italiano una canzone che sarà scritta per lui da un autore italiano. La canzone si chiama Il Sole Canta, molto particolare perché ha una voce molto acuta che sembra un falsetto, ma in realtà no, è la sua voce piena. Lui inizia a cantare proprio Il sole canta, già alto così, e dici dopo dove andrà a finire. Non va a finire da nessuna parte, perché poi il ritornello si apre in una cosa molto corale e rimane praticamente lì. Quindi canta su una tonalità molto alta, ma non cambia molto. Ecco, non ci sono grandi cambiamenti. Canta sempre alto e resta alto. Alberto Kelly arriverà invece con una canzone melodicissima, molto anni 70, una canzone che si chiama Passerà, canzone che sarà scritta per lui da Coggio, l'autore che spesso collabora con Baglioni proprio in questo periodo, e si sente che c'è Coggio, assolutamente sì. La canzone è molto bella, molto melodica, anni 70, ma molto bella. Ad arrivare ultimo al Festival di Sanremo del 1980 sarà Peppino Di Capri. La canzone si intitola Tu cioè. Allora, Peppino Di Capri, dopo aver cantato tante cose molto seriose, impegnato, no? Arriva con un pezzettino esordiente, da cantante esordiente, che veramente è molto fresco, ma da cantante esordiente. Ci sta un po' stretto Peppino Di Capri in questo pezzo, anche se devo riconoscere che, ascoltando tutte le canzoni, a mio parere questa canzone è la canzone che ha l'arrangiamento più bello. Va bene qui. I non finalisti al Festival di Sanremo dell'80 saranno 10 artisti, in gran parte gruppi, che non arrivano in finale. Allora, ci saranno gli Omelette, canteranno Amor mio, sono me. Un titolo che boh, puntini puntini. Allora, questo gruppo è uscito da un veglione di fine d'anno, perché questa canzone è proprio una canzone da veglione di fine d'anno, no? È tipo allora non lascia assolutamente niente a nessuno. Io non so se lo ricordo male, ma credo che la voce di questo gruppo fosse di Laura Landi, suppongo. Il gruppo dei Rimmel invece canterà una canzone che si intitola Angelo di Seta. Allora, questa canzone ha un cioè quasi tutti i testi che parlano d'amore in questo Sanremo sono svuotati di contenuto, cioè è più importante fare rime, cuore amore, stelle e pelle, che invece pensare a un contenuto romantico che magari ci poteva far piacere. Invece i contenuti sono proprio
svuotati, non si dice niente. Ecco, la canzone che dice meno di tutti è proprio la canzone dei Rimmel, che è tutta una bella rima, fantastica, ma poi vai a sentire cosa hanno detto, non hanno detto niente, infatti tutto rime, che ci stanno, cuore amore, va bene? La canzone è bruttina, eh? Angelo di seta, ma non è la più brutta di questo Festival di Sanremo. Non sei un angelo di marmo, sei viva. Al Festival di Sanremo del 1980 arriverà un altro cantante straniero sconosciutissimo che si chiama Henry Freis. Il cantante in questione canterà in italiano, però una canzone scritta per lui da Sandro Giacobbe. Allora, non si capisce perché in questo Sanremo specialmente sono tanti cantanti internazionali che vengono invitati a cantare in italiano a Sanremo, no? Quasi come se l'Italia non aveva cantanti in quel momento, dovevano cantare cantanti stranieri in italiano. Non si capisce questa scelta. Il fatto è che queste canzoni, compresa quella di Sally Oldfield, non avranno una storia, non lasceranno niente, non venderanno neanche un disco. Questa scelta di far cantare cantanti stranieri sconosciuti in gran parte in italiano a Sanremo non è che proprio sia una scelta indovinatissima, almeno per quanto riguarda questa edizione. Comunque, Henry Freis canterà la canzone dal metro a New York, una canzone davvero, davvero bruttina. Mi dispiace Sandro Giacobbe, ma veramente non è venuta proprio bene, eh. Ma la canzone più brutta di questo Festival di Sanremo sarà di una cantante che ha un nome, che ha uno scioglilingua, e mi devo stare attento a non sbagliare, si chiama Mela Lo Cicero, o Lo Cicero. La canzone si intitola Dammi le mani. Allora, la canzone sembra una sigla sbagliata di Loretta Goggi. Sì, proprio una canzone da show televisivo, di tipo canzonissima. No, è una roba che non si può sentire, è un'offesa per canzonissima dire che è la sigla. Cioè, è proprio una canzone bruttina, non so se doveva toccare Ether Parisi come lato C di un disco. Insomma, è proprio la canzone più brutta di questo Festival di Sanremo. E forse io la annovererei anche fra le canzoni più brutte che Sanremo ricordi. Andate ad ascoltarla perché veramente non si può sentire. Un'altra canzone che, diciamo, inizia, ecco, a far sentire come si possono arrangiare i pezzi dopo gli anni 70, con tanti cori, con tante robe, arriva anche una canzone, anche in questo caso un po' più elettronica nell'arrangiamento, anche se resta melodica, però insomma lancia questo nuovo modo di arrangiare i pezzi, un po' come Enzo Malepasto e Ti Voglio Bene, per fare un esempio. La ricorda molto questa canzone. La canzone in questione si intitola E pensare che una volta non era così, e a cantarla è Gianfranco De Angelis. Una canzone di livello standard, che non è né brutta né bella, ma è molto particolare perché è una delle prime canzoni arrangiate proprio in stile anni 80. E pensare che una volta non era così. Un'altra canzone, un po' di contestazione, non interamente, ma insomma in gran parte, si intitola Non ti drogare, perché la droga fa male. Questa è la canzone di Alberto Beltrami. Una canzone tipica, ecco, della fine anni 70, anche se siamo negli 80, l'ho trovata comunque curiosa, molto curiosa. Ecco che arriva il salto, assorbimento, presto! Il gruppo dei Latte e Miele arrivano con una canzone che si intitola Ritagli di luce. Allora, la canzone sembra cantata proprio, perché la voce assomiglia, e sembra un pezzo di Riccardo Fogli. Sai i pezzi di Riccardo Fogli, quelli proprio degli anni 80 di Riccardo Fogli? Ecco, veramente lo ricorda tantissimo, tantissimo, tanto che alle prime note ti pare di sentire la voce di Riccardo Fogli, che poi ti accorgi non essere quella col passare della canzone. La scala di legno, salgo e poi... Ci saranno anche fra i non finalisti gli Harmonium. Mi sembra che avevano già fatto un Sanremo in cui io, mi sembra, avevo notato questo grande vuoto nei loro testi. Se era vero che erano loro, allora si sono ripetuti, perché anche in questo caso la canzone Ti Desidero ha un testo che veramente hanno messo in fila tante canzoni in rima, ma non vuole dire proprio nulla questa canzone. La canzone si intitola Ti Desidero Tanto, Ti Desidero Testo.
questo Festival di Sanremo ha dei cantautori anche diciamo molto particolari, che fanno proprio del cantautorato, o lo fanno per contestazione o comunque lo fanno a tutti gli effetti, tipo Magni, tipo lo stesso Beltrami. Ok, in questo caso, e sto parlando di Luca Cola, fa un cantautorato stile Vecchioni, veramente molto simile a quello di Roberto Vecchioni, lo ricorda leggermente anche nell'impostazione della voce, e per essere un artista giovane, ecco, sinceramente aveva un'impronta molto d'adulto, ecco, la faccia anche in copertina non è molto in simbiosi con la voce che canta, non so se avete notato questa stranezza. Comunque il pezzo, a mio parere, era da cantautorato. E in un Festival di Sanremo così vuoto di contenuto, sinceramente forse in finale ce l'avrei messo io, Tu che fai la moglie. Ed infine il duo Coscarella e Polimeno, la canzone si chiama Tu sei la mia musica, è un pezzo mancato di Sammy Barbot. Cioè, questa canzone la doveva cantare Sammy Barbot, secondo me. Queste erano le canzoni del Festival di Sanremo del 1980. Il podio di questo Festival di Sanremo ve lo ricordo velocemente. A vincere sarà Toto Cutugno, una delle poche volte che vince Sanremo con Solo Noi. Al secondo posto arriverà Enzo Malepasso con Ti voglio bene. Al terzo posto, Su di noi, di Pupo. Io sinceramente questo podio lo cambierei in qualcosa. Innanzitutto al primo posto. Al primo posto avrei messo Su di noi di Pupo, secondo me, perché questa canzone di Pupo era superiore assolutamente a tutto il resto. Talmente tanto che poi è rimasta proprio anche nella storia della musica italiana come pezzo. Quindi io sinceramente avrei fatto vincere il Sanremo dell'80 a Pupo, con Su di noi. Al secondo posto avrei messo Bobby Solo con Gelosia e al terzo posto Solo noi di Toto Cutugno. Allora, una volta che Toto Cutugno ha vinto Sanremo, io cambio il podio. Sono veramente orrendo. Solo noi è una bella canzone che in parte è anche rimasta nella memoria collettiva, però non è riuscita a raggiungere appunto quella di rimanere come evergreen della musica italiana, cosa che invece è accaduta Su di noi di Pupo. Però secondo me, ascoltando tutte le canzoni di questo Sanremo, Su di noi era la migliore, era superiore, cioè una canzone che doveva vincere questo Sanremo, assolutamente. Voto a questo Festival di Sanremo del 1985. Mi dispiace dare 5 perché dentro c'era Su di noi di Pupo e Gelosia di Bobby Solo, che sono credo le uniche due canzoni che sono rimaste della memoria collettiva del pubblico italiano. Ma tutto questo Sanremo innanzitutto non ha delle caratteristiche spiccate per il quale poter dire vabbè, non ha fatto grande successo, però almeno se non altro ha regalato alla musica degli spunti. No, era un Sanremo che secondo me risentiva ancora l'onda degli anni 70 in maniera molto pronunciata, e c'erano dei tentativi di innovazione in qualcosa che però erano riusciti fino a un certo punto. Io trovo che era un Sanremo, sì, di transizione, un Sanremo che aveva fatto delle scelte, probabilmente non c'era, a mio parere, tanta musica da scegliere in quel momento. Grandi artisti non si presentavano a Sanremo, credo. È la mia sensazione, perché anche leggendo gli artisti che erano stati eliminati, quindi non presi a questo Festival di Sanremo, praticamente non se ne conosce nessuno, tranne qualche nome particolare tipo Giulia e Giulia, ad esempio, Mino Reitano si era presentata a questo Sanremo, come Lara St. Paul, cioè nel 1980. Però i nomi erano davvero che non si conoscono. Tra gli eliminati, cioè quelli che non sono stati presi ma si erano presentati, c'erano artisti tipo, mi metto anche gli occhiali, guarda, perché voglio leggerli bene, tipo Angeleri, Robert Lee, i Romans, Asha Putri, Bebeto, Tomoko Kuwae, Epoca, Italo Ianne. Ma chi sono? Io non li conosco. Quindi, considerando che anche fra gli esclusi di questo Sanremo c'erano nomi davvero sconosciuti ai più
viene in mente quasi che questo Sanremo sia stato messo su veramente con tre palanche, nel senso avevano un parterre di artisti veramente poco fresco e non c'era una grande scelta, e quindi il repertorio era scadente e si merita veramente un anzi, se continua a parlarne io penso che darei anche un 4 a questo Festival di Sanremo, assolutamente. Grazie ancora per aver appunto scelto questo Sanremo di cui parlare. Lo so, ho dato un voto un po' bassino, però d'altra parte non saremmo così, però comunque grazie lo stesso, e non voglio dire, è una mia opinione chiaramente, a chi è affezionata a questo Sanremo sicuramente darà un voto altissimo. Io riascoltandolo tutto sinceramente l'ho trovato anche un po' noioso, vorrei essere sincerissimo proprio fino in fondo. Iscriviti al canale, attiva la campanella, eccola lì. Grazie anche oggi per aver guardato questo video lunghissimo dedicato ai Sanremo dimenticati, in questo caso quello del 1980, e grazie per la grande considerazione a questa serie che continua ancora, perché Sanremo di cui parlare sono ancora tantissimi, e quindi vi aspetto anche la prossima volta. Ciao Dale.